apparvero due importanti personaggi. Il primo altri non era che Michele Alessandrovich Berdyuz, presidente di una delle più grandi associazioni letterarie di Mosca, chiamata in sigla Massolit, letteratura popolare, nonché direttore di una grossa rivista letteraria. Il suo giovane accompagnatore era il poeta Ivan Nikolaevich Poniatowski, che si firmava con lo pseudonimo Bezdmon, senza casa. Giunti all'ombra dei tipi, che cominciavano appena a rinverdire, gli scrittori, per prima cosa, si lanciarono verso un variopinto chiosco con insegna, birra e vite. Mi chiede l'acqua minerale? Niente acqua minerale, ha della birra? La birra arriverà stasera. Allora cos'ha? Gassosa l'albicocca, però calda. Va bene, me la dia, me la dia. La gassosa albicocca produsse un'abbondante spuma gialla e nell'aria si diffuse un odore di parrucchiere. Quando ebbero finito di bere, i letterati furono immediatamente colti dal singhiozzo. Pagarono e si sedettero su una panchina con la faccia allo stagno e le spalle alla brunaia. E qui accadde una stranezza, riguardante però il solo Berlioz. Improvvisamente gli passò a singhiozzo, il suo cuore bussò sotto e per un attimo sprofondò chissà dove. Poi tornò, ma un ago spuntato vi si era infitto. Inoltre Berlioz fu afferrato da un terrore immotivato, ma così forte, che provò il subitaneo impulso di fuggire via dai guardiani. Senza colpa. Berlioz si guardò intorno angosciato, non comprendendo cosa avesse potuto spaventarlo. Impallidì e si asciugò la fronte col fazzoletto. Cosa mi succede? Una cosa del genere non mi era mai capitata. Il cuore mi fa degli scherzi. Ah, è troppo lavoro. Forse è ora di mandare al diavolo e partire per la vacanza. E a questo punto l'aria afosa si addensò davanti a lui e formò la trama di un diafano personaggio dall'aspetto singolarissimo. Aveva un benettino da frantino sulla piccola testa e una striminzita giacchetta a scacchi, ugualmente nera. Il personaggio era alto più di 2 metri, ma stretto di spalle, incredibilmente magro. E la sua faccia, notate bene, era beffarda. Non è possibile. Ah, ahimè, lo era. E lo spilungone trasparente, senza toccar terra, si dondolava dinanzi a lui a destra e a sinistra. Qui il terrore si impadronì a tal punto di Berlioz che egli chiuse gli occhi, ma quando li riaprì vide che tutto era finito. Il miraggio si era dissolto, l'uomo a scacchi era svanito e nello stesso tempo anche l'ago spuntato gli era saltato via dal cuore. Oh diavolo! Sai Ivan che poco fa mi è quasi venuto un colpo di sole? Ho persino avuto una specie di allucinazione. Tuttavia, a poco si calmò, si fece aria col fazzoletto e gli attaccò il discorso, interrotto dalla gasosa d'albicocca. Questo discorso verteva su Gesù Cristo. Il direttore aveva commissionato al poeta, per il prossimo numero della rivista, un grande poema antireligioso, ma non era affatto soddisfatto. È difficile dire cosa esattamente avesse tradito Ivan Nikolaevich. Se la potenza inventiva del suo talento, oppure la completa ignoranza della questione di cui doveva trattare. Berlioz voleva dimostrare che questo Gesù, come individuo storico, non era mai esistito e tutti i racconti su di lui erano pure invenzione, un banalissimo mito. Per esempio, il celebre Filone ebreo o il sapientissimo Giuseppe Flavio non avevano mai neppure accennato all'esistenza di Gesù. Il libro, il passo del libro quindicesimo, capitolo 44 dei Cieli Bernali di Tacito, dove si parla dell'esecuzione di Gesù, altro non è che una tardissima interpolazione apocrifa. Non c'è una sola religione orientale in cui, di regola, una Vergine Immacolata non metta la luce un dio. E i cristiani non hanno inventato nulla di nuovo, creando nella stessa maniera il loro Gesù, che in realtà non è mai esistito. Dunque, proprio su questo punto, bisogna insistere di più. Il
poeta apprendeva sempre nuove notizie interessanti e utili sull'Osiride egiziano, dio benefico e figlio del cielo e della terra, su dio fenicio Tammuz e su Marduk, e perfino sui molti dei venerati dagli antichi Azzechi del Messico. Ed ecco, proprio nel momento in cui Micael Alessandrovici stava raccontando al poeta come gli Azzechi modellassero con la pasta lievitata la figurina del dio, Nindriana apparve una strana persona. Era di statura semplicemente alta. Per quanto riguarda i denti, a sinistra aveva capsule di platino e a destra d'oro. Indossava un costoso vestito grigio e scarpe straniere in tinta col vestito. Portava spavaldamente il berrettino grigio sulle 23. Sotto braccio teneva un bastone col pomo nero a forma di testa di cambardone. Dimostrava poco più di 40 anni. La bocca un po' storta. Perfettamente rasato. L'uno. L'occhio destro nero, il sinistro. Chissà perché. Verde. Sopraccigli neri, ma uno più alto dell'altro. Insomma, uno straniero. Un tedesco. Un inglese. E non ha nemmeno caldo con i guanti. E lo straniero gettò uno sguardo sulle altre case che chiudevano inquadrato lo stagno, al che fu chiaro che vedeva quell'uomo per la prima volta e ne era interessato. Tu, Ivan, hai rappresentato benissimo e satiricamente, ad esempio, la nascita di Gesù, figlio di Dio. Ma il bello è che ancora prima di Gesù era nata tutta una sequela di figli di Dio, come diciamo il figlio Attis, e per farla bere nessuno di questi è mai nato né vissuto, Gesù compreso. E bisognava che tu, invece della nascita, o diciamo la venuta dei magi, illustrassi le assurde dicerie su questa nascita. Mentre dal tuo racconto sembra che sia nato veramente. Scusatemi, se senza essere stato presentato, mi permetto, ma l'argomento della vostra dotta conversazione è così interessante che... No, piuttosto un francese. Polacco? Permettete che mi segga? Se non ho sentito male, lei stava dicendo che Gesù non è mai esistito? No, non ha sentito male, ho detto proprio così. Com'è interessante. Ma che diavolo vuole? E lei era d'accordo col suo interlocutore? Al 100%. Incredibile. Scusate se sono importuno, ma se ho ben capito, voi, oltretutto, non credete neanche in Dio? Giuro che non lo dirò a nessuno. Sì, noi non crediamo in Dio, ma se ne può parlare con assoluta libertà, eh? Voi siete atei? Sì, siamo atei. Ma che appiccicoso quest'asino di straniero! Oh, che meraviglia! Nel nostro paese l'ateismo non sorprende nessuno. La maggior parte della nostra popolazione ormai da tempo è consapevolmente cessato di credere alle favole su Dio. Permetta che la ringrazi di tutto cuore. Ma di che lo ringrazia? Della preziosissima informazione che per me, viaggiatore, è eccezionalmente interessante. No, non è inglese. Dove ha imparato a parlare russo così bene? Ma mi permetta di domandarle, come la mettiamo con le prove dell'esistenza di Dio, che come noto sono precisamente 5? Ahimè, nessuna di queste prove vale un soldo e l'umanità le ha archiviate già da un pezzo, ne convenga. Nell'ambito della ragione non ci può essere alcuna prova dell'esistenza di Dio. Lei ha riportato il pensiero dell'irrequieto vecchio Immanuel, ma ecco la cosa curiosa. Egli demolì definitivamente tutte e 5 le prove, ma poi, quasi irrisione, ne edificò lui una sesta. La prova di Kant è ugualmente poco convincente, e non per nulla Schiller diceva che le argomentazioni kantiane su questa questione possono soddisfare soltanto degli schiavi, mentre Strass si faceva semplicemente beffa di quella prova. Bisognerebbe prendere questo Kant e spedirlo per 3 anni in Siberia per le sue prove. Ivan, proprio così, quello è giusto il posto per lui, deportare Kant in Siberia. Glielo dicevo io quella volta a colazione. Lei, professore, ha inventato una cosa che non sta in piedi, sarà anche intelligente, ma è troppo astrusa. Si burleranno di lei. A colazione, Kant, ma che storie ci racconta? Però spedirlo in Siberia è impossibile, per il semplice motivo
che ormai da più di 100 anni si trova in luoghi ben più remoti della Siberia e dai quali non si può assolutamente trarlo, le assicuro. Peccato. Eh sì, proprio peccato. Ma ecco il problema che mi turba. Se Dio non esiste, allora mi domando, cosa dirige la vita umana e in generale tutto l'ordine sulla terra? L'uomo stesso li dirige. Chiedo scusa, per dirigere bisogna avere un piano preciso, per un periodo di tempo almeno rispettabile. E mi permette di chiederle, come può dirigere l'uomo se non soltanto gli manca la possibilità di fare un piano qualsiasi, anche per un periodo visibilmente breve, diciamo 1000 anni, ma non può disporre neppure del proprio domani? E in effetti, immagini che lei, ad esempio, comincia a dirigere, a disporre degli altri di sé, insomma, a prenderci gusto, quando improvvisamente le capita un sarcoma al polmone ed ecco che tutto il suo dirigere è finito. Nessun destino a parte il suo le interessa più. I parenti cominciano a mentirli. Lei, intuendo che qualcosa non va, si precipita dagli specialisti, poi dai ciarlatani, quando non addirittura dai chiromanti. Reazioni tutte ugualmente insensate, lo capisce anche lei. E tutto ciò si conclude tragicamente. Colui che fino a poco tempo fa si immaginava di dirigere qualcosa, all'improvviso li trova a giacere immobile in una cassa di legno. Quelli che gli stanno intorno, comprendendo che ormai non serve più a nulla, lo cremano in un forno. E capita anche di peggio. Uno appena di deciso di andare in vacanza. Un progetto da nulla sembrerebbe, ma non può attuare nemmeno quello. Perché non si sa per quale motivo, tutto un tratto scivola e finisce sotto un tram. Dirà forse che è stato lui stesso a dirigere così il suo destino? Non sarebbe più esatto pensare che così l'ha diretto qualcun altro? Non è uno straniero, non è uno straniero, è un personaggio stranissimo. Ma chi può essere? Ma chi può essere? Lei ha voglia di fumare, vedo. Che sigarette preferisce? Perché? Ne ha di diverso tipo. Quali preferisce? Beh, la nostra marca. La nostra marca? Sia il direttore che il poeta furono colpiti non tanto dal fatto che nel portasigarette si trovasse proprio la nostra marca, quanto dal portasigarette stesso. Era di dimensioni gigantesche, d'oro fino, e sul coperchio, una volta aperto, sfolgorò di luce azzurra e bianca un triangolo di brillanti. No, è uno straniero. Ma l'anima che il diavolo se lo porti! Il poeta e il proprietario dell'astuccio si accesero una sigaretta, mentre Berlioz, che non fumava, rifiutò. Bisognerà controbattere così, sì. L'uomo è mortale, nessuno lo mette in discussione, ma il fatto è che... Sì, l'uomo è mortale. Ma questa sarebbe ancora una mezza disgrazia. Il guaio è che talvolta è mortale quando meno se l'aspetta. Ecco dove sta il punto. E in genere non è in grado di dire cosa farà stasera. Beh, questa è già un'esagerazione, eh? Quello che accadrà stasera lo so più o meno esattamente. Si intende che se sulla pronaia mi cade una tegola in testa... Una tegola? Così di punto in bianco non cadrà mai in testa nessuno. E lei in particolare, vi assicuro. Questo rischio non lo corre affatto. Lei morirà in un'altra morte. Forse lei sa per l'appunto di quale? Sì, sì. La decapiteranno. E chi? Nemici? Invasori? No, una donna russa iscritta alla gioventù comunista. Beh, questo scusi, ma è poco verosimile. Scusi lei, ma è così. Sì, vorrei chiederle, se non è un segreto. Cosa farà stasera? Non è un segreto. Adesso faccio un salto a casa sulla Sadovai e poi alle 10 di sera al Masoli. Ci sarà una riunione. E io la presiederò. No, questo è assolutamente impossibile. E perché? Perché Annuska ha già comprato l'olio di girasole. E non solo l'ha comprato, ma l'ha anche già versato. Cosicché la riunione non ci sarà. Mi scusi, ma che c'entra l'olio di girasole e quale Annuska? Ecco, cosa c'entra l'olio di girasole? Non le è mai capitato, signore, di trovarsi in un ospedale psichiatrico? Iva? Se mi ci sono trovato, e più di una volta.
dove non mi sono trovato io. Mi dispiace soltanto di non aver fatto in tempo a chiedere al professore cos'è la schizofrenia. Così. Sarà lei stessa a informarsene, Ivan Nikolaevich. Come fa a sapere come mi chiami? Ivan Nikolaevich. E chi non la conosce? Qui, lo straniero, trasse di tasca il penultimo numero della letteratura Gazzetta e Ivan Nikolaevich vide proprio in prima pagina una sua fotografia e sotto i suoi versi. Ma quella prova di fama e popolarità, di cui solo ieri si compiaceva, questa volta non rallegrò affatto il poeta. Chiedo scusa, non potrebbe aspettare un momentino? Vorrei dire due parole al compagno. Prego, si sta bene sotto i figli. E io del resto non ho nessuna fretta. Senti, Nisa, non è affatto un turista straniero, è una spia. È un emigrato russo che è riuscito a infiltrarsi qui da noi. Chiedigli i documenti, altrimenti ci scappa. Tu credi? Credimi, far finto tonto per strapparci qualche informazione. Senti come parla russo. Andiamo, tratteniamolo, altrimenti ci scappa. E il poeta tirò per mano Berlioz alla panchina. Lo sconosciuto non stava più seduto, ma in piedi, lì vicino, e teneva in mano un libricino con la copertina grigio scuro, una busta rigida di buona carta e un biglietto da visita. Scusate, se nel favore della nostra discussione ho dimenticato di presentarmi. Ecco il mio biglietto, il passaporto e l'invito a recarmi a Mosca per una consultazione. Diavolo, ha sentito tutto. Con un gesto cortese mostrò che non c'era bisogno di esibire i documenti. Mentre lo straniero rivolgeva al direttore, il poeta fece in tempo a scorgere sul biglietto da visita la parola professore, stampata in caratteri stranieri, e l'iniziale del cognome era una doppia V. Lei è stato invitato da noi in qualità di consulente, professore? Sì, come consulente. Lei è tedesco? Io? Sì, diciamo tedesco. Parla benissimo il russo. Oh, in generale sono un poliglotta e conosco un grandissimo numero di lingue. E qual è la sua professione? Sono un esperto di magia nera. Salute! E l'hanno invitata qui per questa sua professione? Sì, mi hanno invitato per questo. Qui alla biblioteca statale hanno scoperto dei manoscritti originali del necromante di Alberto Vigliac del X secolo e dunque chiedono che io li decifri. Sono l'unico esperto al mondo. Ah, lei è uno storico? Sono uno storico. Stasera a Patriarsi ci sarà una storia interessante. Tenete presente che Gesù è esistito. Vede, professore, noi rispettiamo la sua grande scienza, ma su tale questione ci atteniamo a un diverso punto di vista. Ma non c'è bisogno di alcun punto di vista, è semplicemente esistito e basta. Ma ci vorrebbe qualche prova. E non ci vuole nessuna prova, è tutto semplice.